amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Si è appena conclusa la sfida dello Stadio Brianteo tra Monza ed Alessandria, decisa dal gol, dalla zampata del flaco Andrea Colpani. E niente amici, sono appena tornato appunto dallo Stadio Brianteo di Monza, dove con grandissima sofferenza, soffrendo fino all'ultimo, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti contro l'Alessandria. Grande pubblico per quanto riguarda la squadra dell'Alessandria. C'erano tanti tifosi dell'Alessandria presenti al Brianteo. E niente, partita sbloccata al 6° minuto. Palla in mezzo di Pedro Pereira e la zampata a sbloccare il risultato del flaco Andrea Colpani. E niente, finisce qui. Non è successo più niente, non siamo riusciti a fare un altro tiro. Non c'era quella sensazione, il Monza è vicino al 2-0, no, c'era sempre quella sensazione che l'Alessandria potesse pareggiare, potesse fare l'1-1, soltanto che poi abbiamo visto tutti i limiti dell'Alessandria, chiaramente, cioè, abbiamo visto i limiti dell'Alessandria, chiaramente. Chiaramente abbiamo visto i limiti dell'Alessandria. E quindi ci è andata bene. Che dirvi? Abbiamo sofferto fino all'ultimo, ma abbiamo portato a casa il risultato. Secondo me i migliori, vabbè, Pirola, secondo me ha giocato bene Machin, che era in giornata, era bello esaltato, ha fatto una bella prova il macio, e poi vabbè, il flaco Andrea Colpani, match winner, un giocatore che a me piace molto. Ma al di là di questo, qual è il problema del Monza? Soffermiamoci su questo. Qual è il problema del Monza? Che non riusciamo a fare più di un gol. Sì, col Pordenone 3-1, ma facciamo fatica a fare più di un gol, a chiudere la partita. Sul 2-0 gli avremmo tagliato le gambe all'Alessandria, ma non riusciamo. Oggi Stroppo è partito con D'Alessandro e Valotti là davanti, non sono due prime punte, due attaccanti, sono, vabbè, D'Alessandro è più un esterno, Valotti è più un centrocampista, però non manca proprio la zampata finale. Poi vabbè, è entrato Vignato, è entrato anche Gittier, Vignato sì, qualcosina, ma Gittier proprio. Gittier veramente era sempre per terra, cioè Gittier veramente. E manca proprio quel giocatore che la butta dentro, quell'attaccante. Sì, oggi in panchina si è rivisto Mattia Finotto dopo più di un anno, però non è stato mandato in campo da Stroppa. Invece ha fatto il suo esordio con la maglia del Monza, il giovane greco ex Sampdoria Antonis Siatounis. Ha perso un pallone, niente di che, ma come sempre la prestazione non c'è. L'unica cosa buona è il cross basso di Pedro Pereira per la zampata di Andrea Colpani. Mi porta a casa i 3 punti, speriamo meglio allo Scida contro il Crotone domenica alle 4 e un quarto. Ovviamente al termine della sfida appunto dello stadio Ezio Scida di Crotone, tra Crotone e Monza, post partita su questo canale, sul canale di Stetstero. E niente, bisogna migliorare assolutamente la prestazione e cercare di segnare di più, ma anche se l'attacco, cioè, è praticamente inesistente, soprattutto in queste ultime partite che c'è fuori Mota, perché. E niente, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare con le vostre impressioni della sofferentissima vittoria per 1-0 del Monza allo Stadio Brianteo sull'Alessandria. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre, forza, Monza, dai bagai!